Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Crops Party Blood Drive. Allora andiamo subito avanti e di nuovo preghiamo affinché io trovi un punto di salvataggio in questo episodio, perché sennò devo rifare tutto il pezzo da capo partendo da tipo quando dovevamo salire i gradini della torre. Non ho fatto nulla di sbagliato. Chiusi i miei occhi e piansi, più forte di quanto io avessi mai pianto, singhiozzando con così tanta intensità che mi trovai quasi ad iperventilare. Oh, grazie magari per questo ceffone. Io te l'ho chiesto nello scorso episodio, l'ho chiesto a Sachiko in realtà, però ti ringrazio per questo ceffone, perché se lo meritava. Madonna. Magari mi diede uno schiaffo così forte che caddi sul pavimento. Sei veramente testarda, lo sai? Per una volta nella tua vita, stai zitta. Mi tenni la guancia e continuai a singhiozzare, mentre magari mi fissava con una certa intensità nei suoi occhi, che sembrava molto più vicina alla disperazione che altro. Ayumi Shinozaki, questa è una cosa che dovresti sapere. Una volta che il settimo pilastro, Sephiroth, non so cosa sia, della conoscenza, si distrugge, è finita. La fine del mondo è ormai, cioè, è decisa. Ma ad ogni modo, magari si avvicinò a me, come se le nostre labbra si stessero per toccare. Shena Yuri! Che bello. Chi le shippa? Io un po'. Sachiko ringhiò di nuovo, ma magari non era intimidita, chiaramente. Il libro delle ombre non è ancora distrutto. Cosa? Sei venuta in contatto col libro originale. Dato che visto che hai il sangue degli Shinozaki, potresti essere in grado di lottare contro Misto. Ero ancora esitante e magari magari non piacque. Avanti, fai uno sforzo praticamente. All'improvviso magari mi afferrò l'uniforme e mi espose lo stomaco, mi scoprì lo stomaco. Quel libro, pezzo di merda, tradotto però letteralmente, è proprio lì. E puntò a un punto proprio sotto il mio ombelico. Cosa? E mentre lo faceva, il mio stomaco cominciò a brontolare in modo inumano. Era come se ci fosse un serpente dentro di me. Sarebbe stato carino se l'avessi notato un po' prima. Quella cosa è dentro di te da quando hai usato il suo potere nel seminterrato dell'Otto Shinozaki. Magari incrociò le sue braccia e boh, non lo so. Ovviamente è solamente un contenitore. Non c'è nulla al suo interno ora. Il grugnito che veniva dal mio corpo sembrava come quello di una bestia. È reale.
Anche io sono stata ingannata. Originariamente gli anziani mi mandarono come supporto per ottenere il libro delle ombre dall'altra dimensione. Ma ovviamente volevo rubartelo appena l'avresti preso. Ora però non importa. Se il mondo finirà, non c'è davvero. Non, cioè, non mi importa di diventare l'erede dei Martubas. Ed è tutta colpa di Misto. Se quello stronzetto pensa di aver vinto la guerra, allora deve guardarsi alle spalle. Non vuoi ucciderlo ora? Dovresti smettere di fare la fifona e guardare e cominciare a capire delle cose di cui sei capace. I miei occhi cominciarono di nuovo a riempirsi di lacrime. Stai dicendo che c'è ancora qualcosa che io posso fare? L'espressione di magari diventò seria. Fai qualsiasi cosa in tuo potere per far uscire il libro delle ombre dal tuo corpo e ottenerne controllo e co avere controllo su di esso. Se il libro riconosce la tua de determinazione, si estrarrà naturalmente. E se hai il potere del libro a tua disposizione, allora tornerai direttamente nel Nirvana di Misto. Riuscivo solo a fissare il mio addome con incredulità. Magari prese questa opportunità per aprire la porta principale. Di nuovo per illustrare quello che stavo dicendo. All'esterno il tempo era completamente anomalo, con dei venti simili a quelli degli uragani e delle nuvole ovunque. Anche le nuvole che erano su, si stavano muovendo in modo anomalo. Ah, il cielo era proprio rosso sangue. Ogni po' di secondi c'era un suono che sembrava tipo di elettricità. Voglio dire, morirei comunque in questo mondo, quindi non hai nulla da perdere. Fammi vedere quanto sei forte, e finché appunto è ancora una possibilità. Ricorda, il libro è nato dalla magia nera, quindi ama la crudeltà e il sangue. Con queste parole, magari scomparve dentro la città. Il suono dei suoi tacchi, si allontanò finché non fu più udibile nulla. Sachiko ed io non potevamo fare nulla se non vederla scomparire. L'intera nazione era ora, oddio, era ora affetta dall'entità, oddio, ok, dalle pareti dell'entità e dell'oscurità e dagli spiriti della morte in pratica. Le pareti dell'entità stavano distruggendo tutto. Le persone stavano correndo per le strade, in panico e confuse. Dove dovremmo andare? Non importa. Corri oppure sarai schiacciata. E se andiamo all'estero? Cosa
Come puoi andare all'estero con sia il cielo e il mare che praticamente sono tutti distrutto, tutto distrutto? Nel frattempo, nell'ufficio della signorina Kwon, degli agenti con un uniforme nera guardavano con orrore mentre la TV mostrava tutto quello che stava succedendo in tutto il mondo, quindi. E era sempre la stessa storia. Capo, cosa dovremmo fare? Come potrebbe un libro riconoscere la mia determinazione? Cosa dovrei fare? Ok, come andiamo a Yumi? Non è che possiamo salvare, no? Cosa di no, eh? Oddio, non ci posso fottutamente credere. Un punto di salvataggio. Regà. So che avete pregato per me. So che avete pregato per me. Perché abbiamo trovato un punto di salvataggio, che bello. Adesso piango dalla gioia, seriamente. Guardate da quant'è che non salvo, eh. Faccio presente che oggi è il 16. Il 16 ottobre, no? L'ultima volta che ho salvato era il 9. No, aspetta. Sì, era il 9 ottobre. Ed è un po' disastrosa la cosa, se potete, come potete vedere. Ok, dai. Facciamo quello che dobbiamo fare. Sorellona, dammi la forza. Di fronte alla cassettiera con lo specchio c'era un coltello che apparteneva ai Noè. Lo presi con terrore, chiusi i miei occhi e cominciai a tremare. Fai tutto quello che puoi per riportare il libro fuori dal tuo corpo. Ricorda, il libro è stato creato con la magia nera, quindi adora la crudeltà e il sangue. Non potevo tirarmi indietro ora. Alzai appunto quel coltello, che non so cosa sia in realtà. Non è proprio un coltello, però non so come si traduce. Dagger, comunque lo sta di fronte a me e volevo appunto volevo infilzarmi con esso per tirare fuori il libro, ma non ce la facevo, ero troppo spaventato dalla morte e dal dolore. Non ce la faccio. E la faccia che si rifletteva nello specchio era piena di paura e non mi riconoscevo nemmeno. Ma potevo vedere in quegli occhi tutto il peso che era stato messo sulle mie spalle, tutte le responsabilità che mi avevano forzato di tenere praticamente. Sono una codarda, sono piccola e debole. Il mondo non ha bisogno di me. Nessuno, non mancherò a nessuno, perché saranno tutti morti se non fai qualcosa, Yumi. Ma posso fare una differenza. Ormai avevo deciso. Alzai il coltello di nuovo. Solamente per portarlo a metà della destinazione, prima di fermarmi. Non importa quanto fossi determinata, non importa quanto ero convinta, questo era letteralmente suicidio e sapevo che doveva essere fatto, ma saperlo e accettarlo erano due cose differenti. Cominciai a piangere come un bambino. Non ero mai stata così spaventata in tutta la mia vita. E quasi certamente non sarei mai stata spaventata in questo modo.
A questo punto, l'unica cosa per farlo era pulire la mia mente e lasciar fare tutto alle mie mani automaticamente. E prima di saperlo, è proprio quello che feci. Sicuramente perché non ci stavo pensando. Ma questa volta non opposi alcuna resistenza. Era come fare come diciamo, tagliare una fetta di torta con fin troppa energia. Per un momento molto breve non sentii nulla, ma poi le convulsioni iniziarono, prima nel mio addome e poi cominciarono a sentirsi nel resto del mio corpo. Il mio addome era ora contorto dagli spasmi involontariamente. E il resto di me non se la stava certo passando meglio. Il mio intero corpo era nel caos. L'agonia che stavo passando al momento non era sopportabile in nessun modo e non riuscivo a concentrarmi su nient'altro. La metà inferiore del mio corpo stava buttando fuori sangue rosso e sangue nero praticamente e una sostanza gialla sconosciuta. Questo era oltre tutto quello che potevo immaginare. Sapevo che c'era una ragione per cui avevo fatto questo a me stessa, qualcosa che dovevo assolutamente fare, ed era cruciale. Ma sicuramente convincermi di questo era una sfida. Non posso farcela. Devo ancora tagliare e rimuovere il libro. Non ce la faccio. Oddio, che brutto però se ci pensate, raga. Io non ce la farei. Io questa cosa non la farei mai. Cioè, io farei tipo, ciao mondo, muori in pace, morite tutti, ciao. Io non ce la farei mai a fare una cosa del genere. Non ce la posso fare. Mi sentivo fiebile. Sì, c'è fiabile, ok. Comunque. La faccia allo specchio mi stava sorridendo. Non ce la puoi fare. Dei corvi neri volarono fuori dalla mia finestra. E in quel momento un fuoco si accese dentro di me. E sentendomi molto risoluta, presi il coltello che era ancora nel mio addome. Sì, ma che schifo! Non voglio sentire il suono! Dai, non vogliamo sentire il suono. E cominciai a trascinarlo ancora nella mia carne con tutta la forza che mi era rimasta. Lo schizzo di sangue che usciva da me diventò molto più violento. Ma poi vidi qualcosa. Lì, in mezzo alle mie budella sul pavimento, c'era un libro. Praticamente ha partorito un libro. Era il libro delle ombre, senza dubbio. Ma intanto è morta. No, non è vero, non è morta. Perché l'ho detto. Ok, non ve lo dico se è morta o no, perché sarebbe uno spoiler. La mia visione diventò sfocata dalla perdita di sangue e il dolore.
svenuta in pratica. Mi svegliai con un sussulto. Ero ancora nella stanza di noi. Istintivamente guardai il mio addome. Ok, praticamente non ha alcuna cicatrice a parte quelle della casa di Yoshi. E non c'è neanche sangue nella stanza. E c'è il libro delle ombre, però. Questo è. Lo toccai lentamente. E da dietro di me Sachiko parlò. Il libro ti ha riconosciuto come suo proprietario. Ora mi stava fissando con un'espressione docile e quasi con ammirazione. Raccolsi il libro e lo guardai. Ok. Sembrava che stesse guardando fuori dalla finestra. Ok, cos'è quello? Sembra l'entrata del Nirvana. Aspetta, ci sarà gli Academy da quella parte? Allora, se mi danno un potere salvataggio adesso, io ve lo dico salvo e concludo qui perché sto morendo dentro. Mamma, papà, grazie a Dio, ero preoccupata. Il mondo è finito. Ok, mi sembra che non siano molto messi bene. Il mondo è finito. Papà, mamma? Devo andare da loro oppure posso evitare? Ok, continuavano a ripetere la stessa frase ancora e ancora, come un'audiocassetta rotta. Papà, mamma? Beh, io direi di uscire, eh? Vedo se c'è di nuovo una candela. No, deve correre alla Gisaragi in pratica. Vai alla Gisaragi allora. Oddio, non ditemi che si è bloccato perché. Ok. Tornerò per voi, lo giuro. Datemi un punto di salvataggio che voglio concludere perché sono stanca. Voglio dormire. Ok. Qui c'è una mini sigla. Cioè, c'è una sigla in realtà. Che è quella che in realtà abbiamo visto pure all'inizio. Però in realtà sarebbe la seconda sigla questa. E appunto si sblocca in questo punto, non è finito il gioco, però si sarebbe sbloccata a questo punto. E da questo punto in poi cambia la sigla iniziale con questa qua. La mia era già cambiata dall'inizio perché appunto avevo già giocato il gioco. Ma comunque l'abbiamo già vista all'inizio, quindi io magari la salto ora. Cioè è bella la canzone, però ho paura del copyright e comunque niente, io direi di saltarla perché non l'ho sentita. È veramente bella sta canzone comunque. Cioè, tutte le canzoni sono veramente belle. Spero di aver fatto la cosa giusta. Ok. Sachiko, non posso credere che ti sto dicendo questo, ma averti al mio fianco è rassicurante. Sachiko mi guardò con degli occhi innocenti e dolci. Quando arrivai alla Gisaragi Academy, diedi un'occhiata da un'altra prospettiva al fenomeno. Ok, vabbè, è sempre quell'orbita.
Era quella l'entrata all'oltretomba? E c'è anche il Nirvana oltre quello. Magia cinetica, come quella che usano le streghe per volare. Non esiste. Chiusi i miei occhi, abbracciai il libro delle ombre in entrambe le mani e pregai. Libro delle ombre, prestami la tua forza. Quando aprii i miei occhi e guardai nel cielo, il mio corpo cominciò a lievitare. Ero nel controllo del libro delle ombre. Questo momento fu come un risveglio. Sto veramente volando. E proprio vicino a me c'era Sachiko. Ayumi? Ah, e la perdita di concentrazione momentanea mi fece cadere da quello stato di trance e cominciai a cadere immediatamente. Ma poi, dopo aver ripreso il libro e essermi concentrata, mi risollevai in pratica. Stai attenta, Yumi. È il libro che ti aiuta a usare questi poteri. Non devi lasciarlo andare. Ho capito. Mentre volavo, potevo vedere Magari che sedeva sul tetto della scuola. Sembra che tu abbia preso il controllo del libro delle ombre, dopo tutto. Ti ho sottovalutata, Ayumi Shinozaki. C'è un'ultima cosa che dovresti sapere, però. Ah. La diretta connessione del Nirvana a questo mondo non è in realtà colpa tua. Il momento in cui il Nirvana è apparso in questo mondo la prima volta? No, anche prima. È il momento quando il Libro delle Ombre è stato creato. Guardai la faccia di Magari e era completamente sincera. Ok. Ah, praticamente tutti quelli che avevano creato il libro, incluso Yoshi, sapevano che sarebbe arrivato questo momento e avevano lasciato il problema alla generazione successiva. Capisco. Quello che significa è che tutto questo sarebbe successo comunque, con o senza di te. Salvo per una cosa, le tue azioni hanno avuto il risultato che il Nirvana è stato dato in mano a Misto, l'unico membro sopravvissuto di quel culto degli Yagoura. E devi prenderti le tue responsabilità per quello. Hai il vero libro delle ombre, ma tutto il potere del Nirvana è stato assorbito dal libro falso di Misto. Se puoi riprendertelo e sigillarlo, però puoi sconfiggerlo. E se puoi fare un passo più in avanti e raggiungere il nucleo del Nirvana, allora il libro sarà completo. Vai lì e sconfiggilo. Prima che il mondo finisca. Magari divento sempre più piccola, mentre mi avvicinavo sempre di più. Ok. Ayumi? Sei spaventata? Hai paura di morire? Non lo so. Le sorrisi. Con sorpresa. Era un sorriso genuino. In un modo o nell'altro mi sentivo molto calma. Sachiko mi guardò con occhi spalancati. Che succede?
Dovresti essere spaventata di Sachi e della persona nel nucleo del Nirvana. Non abbassare la guardia. La persona nel nucleo del Nirvana? Non è misto? No, c'è qualcun altro. Va bene. Ok, saltai dentro. Aiuto, c'ho un'ansia terribile perché voglio salvare. Ok, forse adesso che siamo tornati alle Melios possiamo salvare. Almeno spero. Comunque fa incazza che abbiamo speso 5 capitoli a cercare tutti i cosi, delle robe, invece niente. Amo torto. Vabbè, io direi di concludere qui questo episodio perché qua mi sa che c'è un bel po' prima di poter salvare, se non mi ricordo male. E io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa rivelazione di Magari che in realtà sembra buona. Lasciate un like, un commento se l'episodio vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!